I bovini sono erbivori poligastrici e sono dotati di 3 prestomaci a ghiandolari, rumine, reticolo e omaso. E uno stomaco ghiandolare, l'abomaso. La folta popolazione microbica ruminale permette la digestione dei vegetali di cui l'animale si alimenta ed inoltre riesce a trasformare le sostanze ingerite in molecole in grado di essere assimilate dall'animale stesso. La prima masticazione del fieno o del foraggio è piuttosto sommaria e l'animale deglutisce rapidamente. Gli alimenti ingeriti, una volta impastati con la saliva e masticati, prendono il nome di bolo, il quale viene sospinto da movimenti della lingua, verso il faringe, dove ha luogo l'atto della deglutizione. Giunto nell'esofago, il bolo viene sospinto da movimenti della muscolatura in direzione dei prestomaci. Una volta che il materiale vegetale è arrivato nel rumine, la parte più grossolana galleggia sul succo ruminale, mentre le parti più piccole e più pesanti scendono verso il fondo. Dopo alcune ore, il materiale vegetale grossolano, grazie alla motilità prestomacale e quindi alle contrazioni ruminali, viene rigurgitato, cioè sospinto nuovamente nell'esofago per essere riportato in bocca ed essere ruminato. Il materiale alimentare viene quindi ridotto in parti più piccole e questo processo è definito seconda masticazione o masticazione emericica. Le contrazioni prestomacali sono di estrema importanza e consentono il continuo rimescolamento del materiale contenuto nel rumine. L'espulsione delle rilevanti quantità di gas prodotte nel rumine, il ritorno in bocca dell'alimento durante la ruminazione e successivamente il passaggio delle parti fino all'omaso. Il bolo che si viene a creare dopo un'accurata masticazione, abbondantemente inumidito dalla saliva, viene deglutito nuovamente e ritorna nel rumine, dove subirà i processi fermentativi microbici. Un bovino produce circa 100-150 litri di saliva al giorno e il suo pH pari a 8 tampona l'eventuale acidità ruminale e garantisce la sopravvivenza di microrganismi ruminali, mantenendo il pH del rumine intorno alla neutralità. A questo punto i microrganismi ruminali, in maggioranza rappresentati dai batteri cellulosolitici, amilolitici e proteolitici, si accrescono e si moltiplicano utilizzando gli alimenti vegetali presenti nel rumine. Essi trasformano le proteine vegetali in proteine animali, sintetizzano alcune vitamine ed eliminano alcune sostanze di scarto, come gli acidi grassi volatili, che sono molto utili all'animale che li assorbe attraverso le papille ruminali. I microrganismi e il materiale alimentare provenienti dal rumine attraversano successivamente l'omaso, dove subiscono un ulteriore sminuzzamento, e poi giungono in abomaso, dove avviene la digestione enzimatica. In questo stomaco il pH è acido, i microrganismi muoiono e il materiale alimentare viene attaccato dagli enzimi gastrici per essere poi successivamente ridotto in principi nutritivi. Nell'intestino, il materiale alimentare parzialmente digerito e i microrganismi ruminali ormai disgregati incontrano ulteriori enzimi digestivi che permettono alle molecole grandi di essere ridotte in principi nutritivi che vengono assorbiti attraverso le pareti intestinali per giungere poi nel sangue ed essere utilizzati dall'animale per i propri bisogni e il proprio metabolismo. Dopo un periodo di stazionamento nell'intestino grasso, dove avviene un parziale riassorbimento idrico, le scorie alimentari non digerite vengono espulse con le feci, assieme alle spoglie di microrganismi e alle cellule di sfaldamento dell'epitelio.